I get up with the wind. Today I'm ready to win, but losing is a game. I keep my roots in. I run through blocks, and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. Questo programma è offerto da Fidelity International. Benvenuti su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra il giorno della fiducia. Dal governo un assist ai peer. UBI, Forze Unite per blindare il capitale. Stress test, tanti errori nello scoop del sole. Il Bitcoin dopo il disastro rialza la testa. Consulenza 2019, gli appuntamenti targati ANASF. La manovra piomba in aula al Senato senza passare dalla Commissione Bilancio. Il disegno di legge sarà modificato direttamente in aula in base a quanto concordato con la Commissione Europea. Il governo porrà quindi la fiducia sul maxiemendamento per arrivare in nottata al Via Libera a Palazzo Madama. Nella giornata di ieri le opposizioni hanno contestato la tabella di marcia imposta dall'esecutivo per accorciare i tempi, sotto accusa la decisione di saltare i lavori in Commissione Bilancio che non ha potuto esaminare alcun articolo. Se nottata il nuovo testo sarà approvato, passerà poi alla Camera, dove il governo giallo-verde intende ottenere il via libera definitivo entro domenica. Dopo Capodanno si attendono i decreti legge per rendere operativi la riforma delle pensioni, quota 100 e il reddito di cittadinanza. Al momento infatti ci sono solo stanziamenti, 4 miliardi per le pensioni e 7,1 miliardi per il reddito, ma non si sa come funzioneranno. Il governo sorride a Pier Venture Capital. L'ultimo maxi emendamento alla legge di bilancio 2019 contiene una serie di commi che introducono varie novità in tema di Pier. Per usufruire degli incentivi fiscali a loro riservati, piani individuali di risparmio dovranno investire in quote o azioni di Venture Capital, i quali devono risiedere in Italia o in stati membri dell'Unione Europea, nella misura del 5% della quota del 21% del patrimonio destinata a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in indici equivalenti. L'altra novità è legata alle entrate dello Stato che derivano dalla distribuzione di utili per le sue partecipazioni in aziende. Almeno il 15% di queste infatti dovranno essere investite in fondi di venture capital. L'obiettivo di queste norme è convogliare maggiori risorse su startup innovative e PMI. I soci bergamaschi e bresciani di UbiBanca, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, hanno siglato un patto per la presentazione e il voto di una lista per la nomina del prossimo CDA. L'accordo blinderà il 21,5% del capitale sociale. Secondo quanto si apprende da alcune indiscrezioni, la conferma dell'amministratore delegato Victor Massia non pare essere in discussione. Ma per la presidenza la partita sembra essere ancora aperta. L'attuale numero 1, Andrea Moltrasio, sarebbe disponibile a proseguire, ma gli azionisti non hanno ancora deciso. Potrebbero essere determinanti gli investitori esteri nel capitale della banca. Sullo scoop dei giorni scorsi del Sole 24 Ore riguardo gli stress test sulle banche è intervenuto su Twitter l'ufficio stampa della BCE Andrea Zizzola. Nel tweet si apprende che la lettera della Bundestag in realtà era pubblicata sul sito BCE, la notizia su BlackRock era nell'Official Journal e la lettera non fu inviata da Wolfgang Schäuble, il presidente di Bundestag, ma dal parlamentare tedesco Frank Schaffler. Il Sole 24 Ore aveva raccontato del contenuto di uno scambio di lettere tra Wolfgang Schäuble e Daniel Nui, responsabile della supervisione bancaria BCE, dal quale sarebbe emerso che nel 2014 gli stress test sulle banche sarebbero stati effettuati insieme a Oliver Wyman, una società di consulenza che venne pagata 26 milioni di euro, e che inoltre il potente asset manager americano BlackRock è stato incaricato dalla BCE a seguire gli stress test. Dopo la grande caduta per il Bitcoin arriva il momento della ripresa. Dal minimo annuale a $3,127, negli ultimi 5 giorni la valuta digitale è ritornata sotto i 4.000. Avviene un anno dopo la quotazione più alta di sempre, che arrivò a toccare i $20,000. Attualmente dunque è in corso comunque una ripresa piuttosto robusta, ma avviene dopo un crollo del valore dell'85%. Intanto, secondo il Wall Street Journal, sarebbe vicina all'approvazione da parte delle autorità del primo contratto future pagato in criptovaluta, un evento che, qualora si verificasse, potrebbe dare fiato a una nuova ripresa della più famosa tra le valute digitali.
Lo scorso 13 dicembre sono state aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Consulenzia. La 3 giorni ideata da ALAS in calendario dal 5 al 7 febbraio 2019, come di consueto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, è intitolata Protagonisti della Crescita. Il programma è ricco di appuntamenti, ma vediamo nel dettaglio quali sono gli incontri a cura dell'associazione. Il 5 febbraio un'ora con, un approfondimento su temi di attualità riguardanti lo scenario nazionale e internazionale. Il 6 febbraio spazio al convegno inaugurale intitolato Protagonisti della Crescita, mentre il 7 febbraio troviamo 2 appuntamenti. Il primo alle 10 con il convegno ALAS Economia e Società, il ruolo chiave del consulente finanziario, mentre alle 14.30 si svolgerà il seminario Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione e operazioni straordinarie. Il consiglio del giorno, come sempre, è presentato da finanzaoperativa.com e Eni buy per banca Akros con un target price di 18,50, apertura in mattinata 13,70, in scia alla scoperta di un nuovo giacimento di gas offshore in Indonesia. Spazio infine alla migliore e alla peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile nel NAV. A guidare la classifica un prodotto di Franklin, mentre ultima posizione per Pictet. La settimana è finita, la puntata pure. Come sempre vi auguriamo un felice weekend e un ottimo investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com